Assessore Berrino, oggi l'esperienza di volo anche per lei, ma questa bella esperienza per i ragazzi, cosa possiamo dire a riguardo? Ma è un'esperienza penso unica, nel senso che se uno non ha l'opportunità di avere un aereo proprio è difficile andare su questi aerei bellissimi che trasmettono immediatamente la sensazione di cosa vuol dire volare. Quindi per i ragazzi penso sia veramente un'esperienza unica che si somma però al corso molto importante di cultura aerea che è bello perché ci trasmette quello che l'aeronautica è stata della storia dell'Italia e siamo molto felici che il 60° stormo dell'aeronautica abbia deciso di fare questo corso in Liguria e all'Università di Imperia, qua all'aeroporto di Albenga. Tra l'altro anche delle personalità importanti ha visto nascere la Liguria per quanto riguarda l'aeronautica. Assolutamente sì, due medaglie d'oro al valor militare della Prima Guerra Mondiale e altre personalità che hanno reso eroico il mondo dell'aeronautica ligure, ricordando ancora che adesso l'assolo delle frecce tricolori è nato in Liguria, questo ci fa molto piacere. Se posso aggiungere da assessore al turismo, la nostra Liguria, i nostri monti, il nostro mare visto dall'aereo ci fa rendere conto immediatamente quanto è bella la nostra regione. E proprio a tal proposito, l'aeroporto di Villanova d'Albenga a livello turistico potrebbe dare delle opportunità? Assolutamente sì, se vediamo il vicino aeroporto di Cannes come è sfruttato anche per l'aviazione leggera, anche magari quella non di linea, ma che in Francia è molto più sviluppata, ci fa pensare e sognare di come anche l'aeroporto di Albenga potrebbe essere sfruttato in questi termini. Insomma, di essere veramente come abbiamo tanti porti sulla costa per gli yacht, questo potrebbe essere un porto per gli aerei privati.